Segui La 7 anche su Instagram. La 7 ovunque con te. No, guarda, questa riduzione che c'è stata, io ne sono molto contento, io non credo sia dovuta alla legge, che probabilmente il suo contributo ha dato, ma al fatto che in 40 anni i metodi anticoncezionali hanno raggiunto dei livelli di diffusione, di affidabilità molto superiori a quelli di 40 anni fa, tant'è vero che sono calate anche le nascite, non solo gli aborti. Quindi è un dato che secondo me non ha senso. Sicuramente la legge 194 ha aiutato, e se non ci fosse stata nessuna legge che garantisse le donne il diritto di scelta, saremmo messi soprattutto a evitare gli aborti illegali. Volete fare dire, non tanto a me che non, chi se ne frega, ma a Meloni, una cosa che lei non dice. Cioè, lei non sa più come dire che lei non toccherà la 194, soprattutto nella parte del diritto ad abortire di una donna. Cioè, più che dirlo, cosa deve fare? Dopodiché, non si può costringere per legge un medico a fare un aborto, o meglio, se qualcuno vuole, faccia una legge che i medici devono essere costretti. Ma non è un problema della Meloni. La carenza di medici abortisti c'è anche sotto i governi di sinistra, c'è sotto il governo Draghi, c'è sotto il governo. È un problema di coscienza, la legge non può governare la coscienza. E chiudo dicendo che già voi per tre volte avete parlato della Meloni come di una post-fascista. Perché non chiamate Letta un post-comunista, Calenda un post-comunista, visto che sono candidati in partiti che nascono dallo spacchettamento del Partito Comunista? Capite quando cosa dice la Meloni? Dice: perché io post-fascista e Letta non post-comunista? Perché? Ma allora, prima dottoressa Cancitano e poi interpello lo storico sul perché, adesso che Calenda non venga definito post comunista, non sono proprio le sue capacità, mai state. Il problema comunista Calenda, siamo alla leggenda. No, scusate, sono interrotto, ma non è molto lontano Calenda, è qualcosa che va oltre. Non è molto lontano. Meloni è nata quando il fascismo era morto da mo. No? Dico, Calenda nasce da un deputato del PD. Il PD nasce da uno spacchettamento, certo, del PC. Sì. E quindi perché allora, non chiamarlo sì, il piccolissimo particolare è che la Meloni è ancora leader di un partito al centro del quale c'è comunque il simbolo, la fiamma del MIS, è una che 30 anni fa diceva che Mussolini era stato bravissimo. Non mi risulta che Calenda abbia detto le stesse cose di Lenin, tanta bandiera rossa. Se però tu ci vuoi dire tanta che sono partito da un partito comunista, ho scoperto che Calenda è l'erede di Che Guevara. Calenda. Scanzi, un attimo, possiamo dare la parola alla dottoressa Cancitano? Allora,